Radio Design, qui dall'Istituto Italiano di Design. Oggi sono in compagnia di, Mar di Marta Crismi malatesta con cognomi complessi, molto anche noti al grande pubblico, scenografa e costumista. Benvenuta Marta. Grazie, buongiorno. Allora, perché Marta è qui con noi? Perché ehm, fra pochissimi giorni ci sarà il debutto nazionale dello spettacolo Il Maestro Margherita di Bulgakov, eh, prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbre. Eh, tu, Marta, del tu, hai realizzato appunto sia la scenografia che i costumi di questo spettacolo, giusto? Giustissimo. Allora, ce ne puoi parlare un pochino? Com da come è, com è nata la ricerca sui costumi, anche la scenografia, eh, come hai pensato il tutto? Che immagino sia stato un lavoro gigantesco. Abbastanza, molto difficile. Primo perché è un romanzo. Certo. E non è un testo teatrale, sì. per cui... Uh, Letizia Russa ha riscritto questo testo facendo veramente un lavoro incredibile, però rimane sempre un romanzo su tanti livelli, tanti piani, questo è ancora molto difficile perché ci sono vari mondi, si passa dal diavolo, tutto quello che riguarda questo Voland che sì, è rappresentato che, da Riondino, eh, ricordiamo, sì. e c'è un mondo di russo. Eh, che vive la Russia degli anni 30, e poi c'è tutto quello che riguarda Ponzio Pilato, per cui si passa su tre livelli completamente certo. diversi. E, è sempre difficilissimo fare i romanzi, non è come fare i testi teatrali scritti per il teatro, perché ci sono tanti posti, tanti ambienti da rappresentare, per cui il tutto deve essere un sunto che sì. funziona in, in, per tutto, per cui si parte, almeno io di solito parto dalla scatola, cioè la scena, perché io faccio scene e costumi, per cui per me sono due cose molto legate. No? Sì. Per cui parto da quello, parto da un'idea che sia in questo caso astratta eh, e concettuale, che possa funzionare in ogni, dove il, il luogo può essere mille luoghi è un luogo di, un apparizio, di apparizioni sì. e su quello ho lavorato poi per quanto riguarda i personaggi fare i costumi non è fare la moda non è disegnare un vestito si sì, è totalmente diverso e, come è un'altra cosa tu immagini quel personaggio e mh, lo immagini secondo il suo carattere secondo quello che deve rappresentare no? sì. sì. e allora eh, c'è un esempio stupido, ho letto di Ella e questa eh, strega, no? Che era due, teoricamente... Strega del diavolo. Sì, doveva essere una bellissima donna. Io invece l'ho immaginata come una bambina capricciosa. Sì. E allora c'ha un vestitino un po' come se fosse uscito da, da una scuola, a un certo punto entra con la, la cartella, la vecchia cartella, no? Sì. O, ognuno è un po' un immaginario che non dipende soltanto da me, perché è sempre... Il mio lavoro non è creativo, ma fino a un certo punto ho un sì. testo e ho soprattutto. Due ti, do altro, ti do un altro dove? microfono perché si era scollegato, prego. Okay. Soprattutto un lavoro con il regista. Ok, no, non uso questo so. scusa perché non M so se è scollegato. Questo. Sì. Qual so due sono troppo. Va benissimo. Sì. <ride> <ride> <C 'era stato, ride> <ride> si era scollegato un attimo il microfono, non so eh. perché. È interessante questa cosa, ma ci sono tipo, che so predominanze di colori, per esempio mm. a livello di colore, come ti sei fatta ispirare? Um, diciamo che il mondo Voland, cioè il mondo del de diavolo, a, è fuori dal tempo, nel senso che non hanno una connotazione storica, hanno una connotazione mia. <ride> Totalmente arbitrario legato sì, a te. Sì, legata a quello, a come li vedevo. E, perché in realtà penso che non abbiano un tempo. Certo. E possono poter, cioè, teoricamente, eh, stiamo parlando del diavolo, c'è sempre, ci sarà sempre, non ha un, un tempo. Sì. È di tutti i tempi. Mentre poi il resto è molto più lineare, un, diciamo che è tutto quanto un po' 30-40 con uh, tutto il resto dei personaggi. Sì. E poi c'è questo mondo un po' uh, invece di... Uh, Gelusale, insomma, tutto una, che sono dei tratti, dei cenni che mh, arrivano durante lo spettacolo, ogni tanto si passa in questo mondo antico. <ride> e... Sì, sarà sicuramente una cosa molto eclettica da vedere. Sì, ma è uno atto... spettacolo bellissimo, cioè uno spettacolo fatto di tanta immaginazione. Invece era nella scena... Non, che... non tanto per il mio lavoro, <ride> per il lavoro proprio di regia. Sì, di Andrea Baracco, lo sì, ricordiamo. Sì, Andrea che è veramente io lo adoro, cioè, mi piace lavorare con lui, sì. è, è fantasioso, è, mette sempre il, del, del suo in maniera tanto, tanto grande e cioè, ha un immaginario veramente incredibile. Sì, Sono anni sì. che lavoro con lui e non mi stanco. Eh, beh, questa è una cosa mm. positiva, poi in un lavoro creativo è fondamentale. Sì. Invece, sulla scenografia, no? Adesso mm. ovviamente non si può anticipare. No, nulla. infatti, non ti dirò niente. No. Allora non possiamo sapere nulla. Solo... Non possiamo sapere nulla. No, dovete venire a vedere lo spettacolo. No. Cioè... Allora, allora niente. se mi racconto tutto, e poi lo spettacolo non lo vedete. Io ci ho tutto. provato, eh. quindi è il 9 settembre, <ride> al teatro <ride> Solomeo. Quindi no. possiamo dirlo. No, è una, una scena semplice molto semplice e, e funzionale diciamo sì. um, però non ve lo voglio dire perché voglio dire qualcosa mi sembra. no no ovviamente eh, tanto eh. poi ci sarà la tournée quindi si girerà tutta eh, certo. l'italia in tutti i teatri sì. di roma eh, tutta Italia sì. a partire da ottobre sostanzialmente quello che ha questo spettacolo secondo me è che immaginare almeno nel mio immaginario maestra margherita e eh, diciamo, a parte il fatto della difficoltà di poterlo rap rappresentare, perché non so se tu l'hai letto, ma è una follia. Sì, sì, l'ho letto, è folle come libro. Ecco, Io mentre lo e dicevo, cui, ma che sta succedendo? Come si, come si fa a rappresentare una cosa del genere? Eh, allora, o fai la cosa di tecnologia più buona, certo. che però poi riduce, insomma, è quello. Eh, oppure hai un genio di regista <ride> che, che fa un lavoro sublime con dei segni ecco eh, è qui. e noi abbiamo questo uno beh. spettacolo di segni e di teatro, molto teatrale il teatro ok, sì infatti mm. moltissimi attori hanno detto questo, proprio che parla del teatro questa, eh, beh, questo spettacolo è teatro, è teatro come come poteva essere una volta dove i rumori possono essere, sì, vabbè, ci sono dei rumori, ci cioè, sono certo. delle musiche bellissime di Giacomo Vezzani, bellissime, ah, però voglio dire. Ehm... Sì, cioè sono una volta il tuono si faceva con una lamiera e si batteva, quell'altro e noi certo. stiamo lavorando. Non si, non si può si... dire niente, non si può dire <ride> sì, bisogna vederlo. Chiudiamo ancora un minutino eh, su cosa stai lavorando. So che collabori anche con Io, altri guarda, sì. teatri stabili. Quindi. Sì, adesso quest'anno c'è vari spettacoli in giro, c'è Salomè sei personaggi in cerca d'autore e il assordante del bianco con preziosi c'è cioè questo adesso vado in Russia a fare un altro spettacolo Beh, insomma Giri. ci sono tanti, <ride> tante cose che vanno in giro e che mi rendono molto contenta perché mi piace il mio lavoro mi piace Beh, questo è positivo eh? quando <ride> cioè, qualcuno piace il proprio lavoro mi è piaciuto e continuo a farlo perché mi piace Bene, io la ringrazio tantissimo perché c'era un po' di ritrosia nel finire in video e quant'altro. Quindi, no, grazie tutto, mille. Grazie. Forse è la prima volta che la vediamo <ride> da qualche parte, diciamoci la verità. Ti... no Leo, non mi piace andare né in video né farmi le fotografie <ride> né parlare per cui... io ho fatto, eh, sono riuscito a fare tutto questo ho detto, io sono un animale da palcoscenico da dietro, dietro, dietro il palcoscenico, per... no, non sopra quello <ride> non è per me io sto dietro ho compiuto un miracolo dovete dirmi solo grazie voi che potete ascoltare questo podcast e vedere il video che finirà anche su youtube insomma sarà reperibile sarai felicissima <ride> felicissimo, mi sì, dirò tantissimo felicissima <ride> Bene, allora grazie mille grazie per aver a Sono riuscito a fare questo miracolo. <ride> grazie a te. Grazie ancora. A te. Ok, chiudiamo la diretta.